dove? Siamo nella scuola primaria di Varzi. In questo istituto ci sono due classi, la classe prima e la classe seconda, che sono ad indirizzo Montessori. Abbiamo anche un altro plesso che è interessato dalla sperimentazione ed è il plesso della scuola primaria di Zavattarello, che ha avviato la sperimentazione quest'anno con la pluriclasse prima e seconda. Questa idea progettuale è stata possibile grazie al progetto Attivare, quindi grazie a questo finanziamento della Fondazione Cariplo che ha interessato questo territorio. Che cos'è la scuola montessoriana? Come si è organizzata in termini di didattica? È una scuola a misura di bambino, l'ambiente è strutturato a isole dove loro possono collaborare tra di loro e lavorare tutti insieme. Noi dobbiamo osservarli e partire dal presupposto che l'artefice del proprio percorso di apprendimento è il bambino. La maestra deve semplicemente aiutarlo a scegliere una strada. Dobbiamo osservare e capire che la scelta del bambino dipende dal fuoco che ha dentro. È stato realizzato un corso per la scuola primaria, tutte le insegnanti iscritte hanno frequentato ed hanno ottenuto, diciamo così, il riconoscimento di questa specializzazione nel metodo per la scuola primaria. Io arrivo da un metodo tradizionale e il passaggio è stato molto faticoso, perché vuol dire prima di scegliere, devi fare un lavoro su te stessa di messa in discussione. Questo progetto Attivare, che si propone di valorizzare le risorse ambientali e naturali in termini di biodiversità, non fa altro che esaltare quelli che sono gli aspetti attrattivi del territorio, soprattutto in termini appunto di qualità di vita. Dai! Che classe siete? 5. Che classe siete? Andiamoci qua. Pure tre alla volta, così non facciamo confusione. Siamo alla scuola elementare di Varzi, questa è una fermata storica del Bibiobus che c'è da quando il Bibiobus ha iniziato il suo servizio, la sua storia nel 2004. Il Bibiobus si struttura in tre momenti durante l'anno: l'autunno, scuole, la primavera, scuole, l'estate, paesi, colline, soprattutto Alta Valle Staffora, ma non solo. Qui stiamo lavorando con le scuole. Ci sono diversi itinerari che si ripetono con degli orari molto precisi, un po' come la corriera. Le classi vengono una ciascuna, salgono a 2, 3, 4 bambini per volta, scelgono il libro, se hanno bisogno mi chiedono e se lo portano a casa. Dopo 15 giorni sono di nuovo qui. Qui c'è piccoli brividi, se a qualcuno piace piccoli brividi. A me piace piccoli brividi. Anche a me. Ragazzi, primi che sono rimasti veramente pochi. Il progetto Antropo Biodiverso è un progetto molto importante per il territorio e molto importante anche per come si collega al Bibiobus. È una biblioteca a tema, il tema è quello della biodiversità. Vanno da alcuni libri gioco, noi li chiamiamo, fino al saggio con un taglio scientifico, passando per i romanzi. Il bello è trovare un collegamento tra queste pubblicazioni anche molto diverse tra loro. Il legame è proprio la biodiversità. Di ogni libro ci sono 4 coppie. 2 vanno nei 2 bibliobus. Questo che serve in particolare la Valle Staffora e l'altro che serve la zona delle colline di Bronistradella. Una coppia va alla biblioteca di Santa Maria dell'Aversa e una coppia alla biblioteca di Varzi. Non sono ovviamente state scelte a caso queste biblioteche, sono 2 biblioteche rappresentative delle 2 zone collinari dell'Oltrepò Pavese. Nelle biblioteche gli hanno fatto proprio una biblioteca della biodiversità.
mettendoli tutti insieme. Questa biblioteca qua ci dà tante opportunità in più, ci dà tanti libri in più. Lavorando invece con i ragazzi ho deciso di metterli insieme a tutti gli altri, in base alle fasce d'età. C'è sempre, l'avete visto, un'etichetta molto evidente che segnala che quel libro lì fa comunque parte di quella biblioteca. Siamo nel comune di Cecima, nella piccola frazione di Serra del Monte. Qui in questo luogo specifico, 10 anni fa è stato aperto un osservatorio astronomico con planetario, grazie all'intervento anche di Fondazione Cariplo, della comunità montana, proprietà della comunità montana, e questo luogo dopo tanti anni ha la necessità di espandere un pochettino i suoi spazi. Ci sono tantissime scuole che ci chiedono di venire a fare la esperienza da noi. Questo edificio è una ex scuola elementare che era la piccola scuola del borgo. Stiamo ultimando i lavori di messa in funzione della scuola. Diventerà un luogo e un tempo dove approfondire la materia astronomica. L'insegnante può scegliere di fare un approfondimento al planetario, una visita naturalistica nei boschi qua attorno, e potrà scegliere anche un approfondimento in scuola di astronomia. Siamo sempre nel comune di Cecima, siamo presso la località Cadelmonte, siamo in prossimità dell'osservatorio astronomico, lo vedete alle mie spalle, oggetto dell'intervento attivare oltre proprio diverso. L'osservatorio astronomico è composto da due cupole, una cupola ovest, una cupola est, che servono per la ricerca e hanno due telescopi nel progetto oltre po' biodiverso. La cupola est è stata interessata da un intervento di robotizzazione completo, ovvero sia la cupola e il telescopio contenuto in essa è completamente automatico, può essere utilizzato da postazioni remote, per esempio dalla scuola di astronomia che abbiamo visto prima. Gli studenti potranno collegarsi da giù, potranno aprire le cupole, ruotarle, inclinarla e puntare il telescopio sugli oggetti del cielo che intenderanno vedere e studiare in ogni momento dell'anno, sostanzialmente.